serata bianco-rossa, un lunedì in cui si parla e si parlerà molto della ritrovata vittoria dell'Ancona dopo due pareggi consecutivi ieri, un 4-0 netto e pesante della formazione bianco-rossa sul campo dell'Olimpia Agnonese, una vittoria che proietta l'Ancona nuovamente in testa alla classifica in solitaria con 10 punti, Ancona in battuta come Civitanovese e Sulmona, ma nel corso di questa puntata parleremo anche del pirotecnico e comunque spettacolare pareggio in uno dei due derby della quinta di campionato, il 3-3 tra Matelica e Maceratese. Perché? Perché il Matelica sarà il prossimo avversario dell'Ancona, oltre che cercare di analizzare anche il momento della formazione di Mister Favo. Piccolo preambolo, come sempre però il nostro inizio è la copertina che ci introduce il tema centrale di questa nostra puntata. Settembre è finito, il mese di rodaggio è stato superato con il bilancio di 3 vittorie e 2 pareggi in 5 partite di campionato, oltre a una vittoria in Coppa Italia. Non male l'avvio dell'Ancona, fin troppo offuscato da polemiche per i 2 punti raccolti in altrettante gare contro Angolana e Civitanovese. La straordinaria dimostrazione di forza che i dorici hanno offerto ad Agnone è un certificato di superiorità. 8 gol fatti, terzo miglior attacco del girone F, 2 soli subiti, la difesa più ermetica di tutte. E poi, altro dato da non sottovalutare, l'imbattibilità, privilegio che Biso e compagni condividono con Sulmona e Civitanovese, che inseguono a quota 9, staccate di 1 punto. Eppure l'Ancona, senza penalizzazione, avrebbe chiamato 11 e non 10. Poco importa se il primo posto è già occupato dai biancorossi. Al di là dei numeri, a volte freddi, ma comunque oggettivi, ciò che spaventa del potenziale che Cornacchini ha a disposizione parla portoghese. Diogo Tavares ha timbrato al Civitella il cartellino per la prima volta in campionato. Per festeggiare è corso verso il suo allenatore, che la settimana scorsa lo ha difeso a spada tratta dalle critiche che gli erano piovute e che sembravano averne bagnato anche le polveri. Invece il lusitano si è sbloccato, liberatosi di qualcosa che cominciava ad assomigliare ad un macigno, nella speranza che per lui inizi un campionato diverso. Poi c'è Rafael Bondi, a cui ogni etichetta pare non descrivere bene le doti. Un fuoriclasse, un extraterrestre, di sicuro è un lusso per la Serie D, ora più che mai, con una condizione non lontana dal top. Cornacchini dice che devasta le partite e l'Agnonese lo ha scoperto a proprie spese. Il brasiliano ha mandato in porta ad Alessandro per il vantaggio, ha insaccato di testa, non proprio la specialità della casa, per il bis e per il suo primo gol in campionato. Quindi, con un numero di alta scuola, ha innescato il 3-0. Una sensazione di strapotere tecnico e fisico su cui l'Ancona può poggiare, visto che settembre se n'è andato e il rodaggio è finito. Questa è la nostra copertina, come sempre al mio fianco, e a lei do il buonasera, la nostra bellissima Ela Ziti. Ciao Ela. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Diamo il benvenuto stasera ai nostri ospiti, Gianclaudio Lori, portiere dell'Ancona, buonasera. Nicola Moretti, centrocampista Matelica, buonasera. Buonasera. E il nostro Benedetto Verdinelli. Ciao, ciao Benedetto. Buonasera a tutti. In più da casa, se avete dei commenti, opinioni e domande, inviare un sms al numero 333-125-9844 o un messaggio tramite Facebook, Serata Biancorossa, o tramite Twitter, #SBiancorossa. Questi i nostri contatti, buonasera ai nostri ospiti, abbiamo visto la nostra copertina e anche il nostro primo titolo, ovvero l'oro dell'Ancona parla portoghese, proprio perché insomma Tavares portoghese, Bondi brasiliano, ma la lingua è la stessa. In questo momento, dopo la gara di ieri, forse sono i 2 uomini in più di questa Ancona, Gianclaudio? Sì, sicuramente abbiamo un attacco, diciamo, che con la Serie D ha da fare ben poco. Questo è un bene per noi, però non dobbiamo cullarci su questo, perché dobbiamo rimanere con i piedi a terra, siamo solo alla quinta giornata. Sono molto contento per Diogo, perché magari queste giornate, le prime giornate era stato un po' criticato perché non era arrivato il gol, invece se l'ha meritato, ha lavorato bene in queste settimane con molta umiltà, sono davvero felice che abbia trovato il gol. Ora deve soltanto continuare, ma sono sicuro che ha tutte le potenzialità per farlo. Poi per Rafa, non so l'aggettivo per descriverlo, gran giocatore. Ieri ha fatto la differenza, insomma, anche nella copertina abbiamo visto, è entrato in 2 delle 3 azioni che hanno portato al gol, oltre a farne uno il primo del suo campionato. Il secondo titolo, perché poi il poker di ieri è servito all'Ancona per tornare in vetta.
Questo ci porta a un pensiero conseguente, ovvero che tutto sommato dare continuità di risultati, cercare di non perdere mai se possibile o quantomeno possibile, poi comunque un vantaggio lo dà in termini di classifica che oggi conta per quello che può contare, siamo soltanto dopo 5 gare, però è vero che comunque appunto non perdere mai sicuramente agevola. Sì, mettere subito la testa avanti per una squadra che deve comunque tirare il ritmo di questo campionato è fondamentale. Poi ad Agnone era una partita delicatissima, vuoi per i precedenti negativi, vuoi perché era un campo comunque tradizionalmente difficile per tutti. Il fatto che si siano sbloccati Bondi e Tavares la dice lunghissima e anche mette a tacere un po' le polemiche sul fatto che questa squadra non aveva una vera e propria prima punta, ma sta dimostrando di poter segnare con tutte le bocche da fuoco. Anche bellissimo il gol di D'Alessandro, questa incursione all'interno del rigore, e addirittura Degano che continua a fare la panchina è davvero. Ed è però il bomber di squadra con 3 reti. Assolutamente sì, questa la dice lunghissima, come dicevamo anche lunedì scorso, una squadra assolutamente di serie C che fa meglio in trasferta perché magari le squadre cercano di aprirsi un po' di più. In casa, l'abbiamo visto nelle gare con Termoli e Civitanovese, fa un po' più fatica perché giustamente chi viene a Del Conero pensa prima a coprirsi. Il terzo titolo, andiamo sulle parole o meglio sui comportamenti che ci sono stati tra la settimana scorsa e la gara di ieri. La settimana scorsa le parole di Cornacchini, che ha difeso a spada tratta Diogo Tavares, ieri l'ha ripagato il portoghese con il gol, il primo gol in campionato con la maglia dell'Ancona, non il primo in assoluto perché uno già l'aveva messo a segno in Coppa Italia con il Fano. Chiedo a Moretti, che Cornacchini lo conosce bene, una delle qualità del mister è quella di farsi voler bene dai suoi giocatori, e quindi se una difesa di questo tipo poi alla fine serve per stimolare un giocatore anche a dare qualche cosa in più se possibile. Sì, sì, farsi voler bene, ma come hai detto giustamente tu, anche stimolare i giocatori. E un mister, ecco, che da questo punto di vista è encomiabile, e penso che l'Ancona abbia fatto veramente un grande acquisto quest'estate quando ha scelto il mister, e penso che possa arrivare fino in fondo a vincere questo campionato. Altro titolo per presentare un po' tutti i vari temi di cui andremo a parlare questa sera, lo possiamo mettere in onda, eccolo qui. Gol e spettacolo tra Matelica e Maceratese, 3-3, ad un certo punto squadra di Favo avanti 3-1, tutti pensavano fosse finita e invece poi il Matelica ha trovato i gol e la forza per questo pari, no Nicola? Sì, ad un certo punto sinceramente avevamo anche perso un po' noi le speranze, perché a 10 minuti alla fine sul 3-1 anche l'abilità nel palleggio della Maceratese faceva presagire una sconfitta. Poi veramente domenica sono stati fondamentali i ragazzi entrati alla panchina che hanno dato una svolta alla gara, sia Scudini, Iachetta, Abbi, tutti i ragazzi che sono entrati sono stati decisivi, e in particolare sul 3-1 Iachetta si è inventato un gol veramente fantastico a Cinedega, e a quel punto ci ha rivitalizzato completamente. E poi ecco, sul 3-2 le energie ritrovate, magari la difficoltà della Maceratese che in quel momento non pensava di subire il gol, e nel finale veramente è stato bellissimo, oltre che per il gol di Cognini che è stato un altro Eurogol, anche proprio per il pareggio così raggiunto e la vittoria sfiorata proprio all'ultimo. Vedremo poi tutte le immagini con tutti i gol, perché ce ne sono stati davvero di belli in questa gara. Era tra l'altro il primo derby tra le due squadre nella storia. Ti chiederò poi anche di come è stato preso questo pareggio in casa Favo, nel senso negli spogliatoi della Maceratese. L'ultimo titolo, e per fare un po' il quadro invece di che cosa hanno combinato le altre marchigiane, con la vittoria della Jesina nell'altro derby a Pesaro contro la Vis, la Civitanovese che rimane al secondo posto imbattuta come Sulmona e Ancona come abbiamo detto in apertura, e la Fermana che incappa nel secondo capo consecutivo, stavolta in casa contro il Sulmona, e con la panchina di Fenucci appesa ad un filo.
Eh sì, è proprio questo la grande delusione di questo inizio stagione, cioè la fermata di Fenucci che era partita con ambizioni incredibili e invece si ritrova addirittura in fondo alla graduatoria in piena zona play-out. Ho avuto modo di sentire il DS e Conti, a cui ho chiesto come mai questo andamento così scostante della squadra canarina. Mi ha risposto che è ancora una squadra in via, che si sta amalgamando proprio in questi giorni, la società è completamente nuova, l'allenatore è nuovo, lui stesso era al Montegranaro l'anno prima, quindi anche se lo stesso discorso si potrebbe fare tranquillamente per l'Ancona, quindi io credo che la panchina di Fiucci sia a serio rischio. C'è una sconfitta pesante in casa, maturata all'ultimo minuto, ma soprattutto una prova sconcertante nel secondo tempo. Contestazione dei tifosi. Dei tifosi gialloblu. Per quanto riguarda invece la Civitanovese, che aveva recuperato bene i due gol nel primo tempo, non è riuscita al sorpasso. Peccato per la squadra degli Iaconi, che comunque aveva prodotto un ottimo risultato, un ottimo gioco, e invece l'exploit della Jasina, che è andata a vincere sul campo di Pesaro, nonostante l'eccellente prova di Ridolfi e compagni, dà una boccata d'ossigeno, addirittura 8 punti la formazione di Bacci, e invece la sorpresa in positivo di questo avvio. Per ripilogare tutto quanto, con l'aiuto anche della grafica, Ela, tocca a te a leggerci tutti, esatto, i risultati di questa quinta. Quinta giornata, girone F, serie D. Olimpia Agnonese Ancona 0-4. A Amiternina Boiano 3-2. Celano Isernia 1-0. Civitanovese Giulianova 2-2. Fermana Sulmona 2-3. Matelica Maceratese 3-3. Renato Curi Angolana Ricanatese 0-0. Termo Lifano 1-1. Vispesaro Jesina 1-2. La classifica di questa settimana: Ancona 10 punti, Civitanovese 9 insieme a Sulmona, Termoli, Amiternina, Giulianova, Jesina 8 punti, Olimpia Agnonese, Vispesaro, Celano 7 punti, Fano, Matelica, Maceratese 6 punti, Fermana, Recanatese 5 punti, Boiano 4, Renato Curi Angolana 3 e Isernia 0 punti. Questo è il quadro. Prima si diceva della sorpresa in positivo, che è la Jesina con 8 punti, poi troviamo tutte quelle squadre che insomma dovevano stare da quella parte della classifica, però tra le sorprese non possiamo non considerare il Sulmona, ancora imbattuto con 9 punti, e la Amiternina, che anch'essa con 8 punti, fra l'altro match che sabato prossimo si giocherà in anticipo per la prima volta per il Sulmona nel rinnovato, nel senso di ristrutturato, stadio di casa. Insomma, anche queste sono le sorprese che in pochi si sarebbero aspettati, proprio perché sorprese. Assolutamente sì, lo stesso Giulianova, che comunque ha giocatori importantissimi come Esposito, Scuola, Juve, ma anche altri elementi di assoluto valore, però la vera sorpresa è il Sulmona. E il Sulmona nessuno si aspettava di trovarla così in alto, così come la Amiternina, che l'anno scorso ha ottenuto una salvezza diciamo risicata, invece quest'anno con una squadra parzialmente rinnovata si trova subito nelle zone nobili della graduatoria. Dall'altra parte invece troviamo tutte le altre squadre che in questo momento sembrano aver cominciato con un'altalena di risultati, e comunque ci sono anche squadre che invece sulla carta dovrebbero fare un altro tipo di campionato. Stavamo parlando poco fa proprio della Fermana. Ci spostiamo adesso e facciamo un passo indietro. Andiamo ad Agnone per rivedere il 4-0 dell'Ancona, questa vittoria maturata ieri al Civitelle. Le immagini e poi le commentiamo insieme. Nella città della campana l'Ancona deve tornare a suonare la musica dei tre punti dopo due pareggi consecutivi che hanno frenato un avvio di stagione invece convincente la formazione di mister Cornacchini. Al Civitelle di Agnone cerca il feeling con un successo che, come detto, manca dalla seconda di campionato. Biasella appoggia proprio per il capitano in avanti il controllo da parte di Vinci Guerra, punta la difesa dell'Ancona, scarica sulla sinistra per Mancini, lo va a prendere Barilaro, Mancini va sul fondo, vede un cross basso all'indietro, Keita in area, parata di Lori, parte il cross di testa Tavares, Biso fuori gioco, Biso affrontato da Vinci Guerra, cambia a fronte appoggiando a Caccioli, palla dentro l'area, Bondi, Tavares di testa, Biso non riesce a controllare, poi cade a terra, alla fine Rolli
spazza via dentro la propria area di rigore, si rialza Biso, intanto l'Ancona attacca ancora sulla sinistra, Bondi filtrante per D'Alessandro e gran gol di D'Alessandro che trova la prima rete con la maglia dell'Ancona, Ancona che va in vantaggio con un ottimo assist di Bondi per l'inserimento di D'Alessandro. Con la coda dell'occhio vede Sivilla, cross di Sivilla per Bondi di testa, palo e rete! 2-0 dell'Ancona con il gol di Raffaele Bondi, prima rete anche per lui. Per la manovra offensiva dell'Ancona e si trova con una certa frequenza anche la via della rete, può cambiare le sorti della squadra biancorossa che continua ad attaccare. Sivilla in diagonale sul fondo, non trova la porta. Biso, Bondi sulla tre quarti, carica al sinistro, la risposta di Biasella. Si chiude bene l'Olimpia Agnonese lì in mezzo al campo, proprio per evitare che i palloni dalla difesa arrivino agli attaccanti. Parti Pilo sulla tre quarti, carica al destro. Vinci Guerra, evita Capparuscia con un buon taglio, poi punta la porta, non riesce ad allargare per la chiusura contemporanea di D'Alessandro e Fabi Cannella. Arriva contestualmente anche il fischio dell'arbitro. Squadre dunque al riposo. Non passa il suo filtrante e allora nuovamente l'Ancona che recupera, tocco di Bondi splendido per D'Alessandro, ancora D'Alessandro al limite, Tavares controllo e destro ed eccolo qui il primo gol. Diogo Tavares trova la prima rete con la maglia dell'Ancona, lo fa al quarto minuto del secondo tempo e sono tre le reti della formazione di Cornacchini. Simbolico quanto importante l'abbraccio collettivo di Tavares verso la panchina ed in particolare verso mister Cornacchini. La finta di Partipilo, va Keita in porta e che miracolo Lori! E mette di testa la palla oltre la linea dell'out, Partipilo per Keita di testa, ancora la presa di Lori, crediamo di mister Cornacchini. Ha letto subito la situazione Petrone, non ne ha approfittato da quest'altra parte. Degano al limite dell'area, calcio alto sopra la traversa. La rincorsa di Petrone in area di rigore, Keita. Rolli supera Bondi, poi Orlando, triangolazione tra i due. Rolli mette il pallone dentro, non c'è fallo. Va Degano, palla sul palo. E finisce in rete invece, 4-0, terzo gol in campionato per Daniele Degano, a chiudere in bellezza per l'Ancona al 49esimo questa partita. Allora, partita con vittoria netta per 4-0, partita cominciata con una parata di Lori, non facile su Keita praticamente dal dischetto del calcio di rigore, poi da lì in poi insomma l'Ancona ha preso il dominio del gioco. Sì. Abbiamo sempre diciamo, questo vizio, tra virgolette, in queste prime giornate di cominciare con un po' di sbandamenti col Termoli, con la Civitanovese che abbiamo preso gol, domenica con lo stesso Keita. Poi una volta che ci siamo assestati prendiamo il pallino del gioco e diciamo, facciamo sempre la partita. Penso che se ci concentriamo su questi primi 5-10 minuti della partita diciamo che le cose diventeranno molto molto più semplici. Questo sta soltanto a noi. E per la partita. Senza una posizione perché il tiro di Keita era ravvicinato. Sì, era ravvicinato. Era anche forte. Non... Più difficile quella parata o la seconda bellissima nel secondo tempo sulla punizione? Beh, no, sulla punizione. Domanda forse banale. Però. No, però era. Anzi, se la possiamo vedere tra poco. Sicuramente la rivedremo insomma anche in bello stile con deviazione sopra. Sì, ha tirato, mi aspettavo che tirava lì sicuramente e dopo con l'aiuto anche del vento la palla ha preso maggiore velocità. Ecco. Eri già quel passo. Sì, diciamo che l'ho anticipata un pochino, ho anche un po' rischiato che se me lo metteva sul mio palo potevo, però no, dai, è andata bene. Oh, certo che con una difesa che subisce soltanto due gol e tutto sommato finora poche azioni dagli avversari,
dover essere attenti, concentrati per 95 minuti e pronti anche ad un solo tiro, sì, è la cosa forse più difficile. La difficoltà di quest'anno è questa, perché magari per 90 minuti stai lì, non fai niente, ordinare l'amministrazione, poi magari 1-0 vinci, al 90° tiro della domenica devi essere pronto lì, perché è questa la difficoltà magari nel giocare nelle grandi squadre, dove magari prendi gol e dopo ti prendono subito di mira dicendo che... E questa forse è la difficoltà maggiore. È la difficoltà maggiore, essere pronto dal primo all'ultimo secondo finché non fischia, perché ci può essere il tiro anche... Sì, infatti. Capita, spesso sono cose di dettagli, no? Che possono cambiare anche le prestazioni stesse, certo, in campo. Domanda per te, Nicola, intanto, se ti sei fatto un'idea di che partita potrebbe essere per voi quella di domenica prossima. Hai visto alcune immagini, sono parte di questa gara, sì, però... Che sarà una partita difficilissima, questo senza ombra di dubbio. Adesso ero molto interessato a questo dettaglio dei primi 5 minuti in cui fanno un po' fatica. Preso appunti. In una squadra in cui, ecco, vedere i punti deboli, veramente si fa fatica a trovare un punto debole. Magari può essere un qualcosa su cui partire. Solo che, ecco, vedendo anche le immagini, conoscendo molti giocatori, sfogliando la rosa, vedendo le immagini, uno si fa un'idea un po' complicata di quella che può serve essere la gara perfetta, no? Serve la gara perfetta, e ovviamente quando affronti un avversario che ha questo tasso tecnico e che, ecco, sicuramente è la squadra più forte del campionato, devi avere anche un pizzico di fortuna sicuramente. Oh, poi lì in mezzo ti troverai a comunque incrociare un tuo ex compagno come Biso lo scorso anno, sì. Mallus no, perché infortunato. Secondo te Biso per l'Ancona che cosa vuol dire dal punto di vista tattico? Sai come gioca, immagino, perché tutti ce lo, sì, hanno, sì, detto che lo scorso anno per la Civitanovese è stato fondamentale, perché si è, con personalità si è portato tutti sulle spalle. Assolutamente fondamentale, ma Mattia penso, ecco, che non lo scopriamo oggi, un giocatore fantastico che con la Serie D non ha niente a che vedere, quindi sicuramente proveremo a limitarlo. Il problema di questa Ancona è che magari pensi di limitare Biso e poi ci sono tanti altri giocatori in grado di fare la differenza, quindi ti concentri su uno e poi lasci Bondi o Tavares o Decano senza marcatura, che è impossibile. Quindi, ecco, serve una gara perfetta e serve sicuramente un pizzico di fortuna per domenica per fare il risultato. Allora, alcuni sms sono già arrivati, molti per Lori, uno tra l'altro anche da Facebook, Ela. Sì. Allora, Posatore Biancorossa saluta il grande portiero. Grande intervento ieri, ragazzi, Gian a sicurezza, dai. E poi per Lori ce ne sono anche molti, molti altri. Uno allora, con un buon confronto, direi. Grande Lori, ti auguro di fare la stessa carriera di Storari, però solo con l'amata maglia biancorossa. Ci metteresti la firma, eh? Poi saluto Juve, Milan. Altra domanda, questa molto più semplice. Esatto, una domanda per te, Lori. Come ti trovi in Ancona? Sono ambientato, ormai è più di un mese che sono qua. Direi che mi sono trovato sia con i compagni, con la città, mi sono trovato subito bene. Con la scuola, che devo frequentare l'ultimo anno, mi trovo bene. Cioè, un po' di nostalgia di casa c'è sempre, perché è il primo anno fuori a 18 anni, però sono esperienze che prima o poi devi fare, prima succedono e poi meglio è. Poi se si tratta di calcio, andare a giocare. Cosa può essere per te quest'anno poi? Proprio per la tua carriera, no? Sì, quando mi è arrivata la chiamata dell'Ancona, cioè, davanti a me c'era come una via che portava solo, non volevo sentire niente altro. Rifiutare una squadra come Ancona è, cioè, sarebbe un'utopia. Però fare bene quest'anno, secondo me, ci aprirebbe non solo a me ma anche altri giovani, anche agli stessi che giocatori esperti che abbiamo in squadra, ci apre molte porte. E tornare l'Ancona nel mondo del professionismo, che merita, come città, come gente, come tifo, secondo me è il minimo riportarla tra,
tra i professionisti. Oh, in questi termini possiamo parlare di un mercato fatto di investimento, non nel senso soltanto di spendita di denaro, quanto di scelte in previsione, esatto, di un eventuale salto che tutti si augurano ad Ancona. Insomma, questa squadra potenzialmente in C sarebbe già a posto, sì, andrebbe perfezionata, ma non stravolta. Ma ce l'ha detto lo stesso Daniele Degano quando è venuto qui in trasmissione, dicendo: io ho rinunciato a un contratto importante ad Alessandria, dove ero già nei professionisti, per scegliere non di tornare a casa, ma di un progetto vero e proprio. Quindi se lo dice lui, il progetto è di tutti, nel senso che poi degli under, di tutti coloro che lo stesso Bondi, voglio dire, che era un anno fermo, ha accettato sicuramente non per un'ultima annata, ma per fare qualcosa in più. E questa è stata la bravura di Sandro Marcaccio, sicuramente, aver costruito una squadra fortissima, come detto più volte, una squadra più di C che di D, e poi in prospettiva. Altri sms, poi ci avviciniamo alla prima pausa. Lunedì scorso avevo scritto: calma e pazienza, e così è stato. Stiamo tutti vicino a questa Ancona che sicuramente vincerà il campionato. Saluti a te Lori e Benedetto, da Marco. Ancora altri sms, questa sera chiaramente in toni molto diversi, esatto, rispetto, esatto, a quelli di 7 giorni fa. Con questa grande squadra e con il carattere mostrato ieri non possiamo non andare in Lega Pro. Avanti Dorici. Poi l'ultimo è per Moretti, però. Sì, Moretti fa il bravo e studia poco. Te piuttosto pensa a portare il verdicchio, De Matelica, che te famo sentì moscioli. Almeno simpatico, insomma. Sì, sì. Oh, c'era stato in estate qualcosa, contatto con l'Ancona, quando praticamente per Cornacchini sembrava già fatta, mentre non era stato ancora scelto il DS Marcaccio. Con il mister sì, c'era stato un contatto, poi ecco, a livello ufficiale con il direttore non c'è stato niente, poi si è fatto vivo il Matelica e sono molto contento, ecco, di essere andato lì. Senti, tu prima hai detto che è stata un'ottima scelta per l'Ancona quella sul mister. Qual è la qualità che di lui, insomma, credi possa essere la più determinante per far sì che l'Ancona poi possa aver davvero fatto la scelta giusta? Il mister ha una forza, ecco, di carattere che trasmette moltissimo, quindi questo anche in una categoria come la Serie D, in cui anche il discorso delle motivazioni, dell'agonismo che bisogna mettere in campo è fondamentale, penso sia determinante. Questo, ecco, è una caratteristica che trasmette, che arriva molto e che penso che possa risultare decisivo. E la ultima sms prima di andare in pausa? Grande Ancona, quest'anno sembra la volta buona, vedo positività, gente con gli attributi, abituata a lottare. Mister tonico, aggressivo, forza Dorici. Ecco Gian Claudio, cosa vuol dire giocare con gente che ha un curriculum così importante alle spalle, anche per un giovane, e quindi se questa è davvero la forza del vostro gruppo? Sì, giocare con giocatori professionisti ti dà una grande sicurezza, una grande forza. Parlo del mio reparto difensivo, giocare, vedere avanti giocatori come Malus, Cagioli, Mattia, lo stesso Mattia, ma per non citarne tutti, è sicuramente un bene che ti fa crescere sia come giocatore ma come persona, più che altro ti fa capire veramente il calcio, il mondo del calcio, che è molto importante secondo me. Ci racconterai anche, insomma, com'è vedere tutti i giorni un Bondi che ieri abbiamo visto davvero in forma più che buona, molto vicina alla sua migliore condizione. Nel frattempo facciamo una pausa, Ela. Ora diamo la linea agli sponsor per la pubblicità. Rimanete con noi, a tra poco.